Simone Lucchetti, oggi un incontro in comune con il sindaco per parlare della situazione di Elettro Terni e di tutto quello che interessa i lavoratori, che ci pare di capire sono a serio rischio. Sì, la proprietà circa 20 giorni fa ha annunciato il licenziamento, oppure la volontà di aprire un licenziamento collettivo per 15 dipendenti di Elettro Terni. Adducono a giustificazione di questa cosa che non c'è più mercato e non riescono ad approvvigionare la materia prima per poterla processare e quindi poterla mettere sul mercato. Una situazione estremamente complicata, estremamente drammatica, che mette a rischio 16 famiglie su un territorio ternano che già ha perso 2.300 lavoratori metalmeccanici. Il nostro territorio non si può permettere di perdere altri lavoratori e altre maestranze su una situazione economica estremamente complicata. Abbiamo cercato di coinvolgere le istituzioni, regione e comune per poter rimuovere l'impostazione aziendale di un licenziamento collettivo. È chiaro che noi utilizzeremo tutte quante le forme di ammortizzatori sociali per poter mantenere i livelli occupazionali vivi e non dare la possibilità all'azienda di licenziare i lavoratori. Nei prossimi 15 giorni avremo un altro incontro con la proprietà e lì chiederemo se è possibile fare delle modifiche al piano industriale che già hanno rappresentato e cercare attraverso i livelli istituzionali e quindi la forza della politica, oltre alla forza dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali, di trovare momenti di sintesi per poter rilanciare questa azienda e dare quella tutela e quel diritto al lavoro che oggi tanto serve a questo territorio. Ma perché non c'è la volontà, secondo lei, di fare a Terni quello che viene fatto in altri siti dello stesso gruppo? Non riusciamo bene a capirlo. Terni è stata sempre un territorio disponibile a modifiche, a flessibilità e altre situazioni per dare rilancio alle aziende. Abbiamo notato che la proprietà sta cercando di sviluppare altri territori rispetto a Terni, forse per margini irrisori di guadagno leggermente più alti, ma di fatto mettono in difficoltà l'azienda ternana. Thank you.